Per oltre 11.000 attività titolari di concessioni demaniali marittime come le spiagge, il giro d'affari stimato è di 15 miliardi di euro e l'Agenzia del Demanio dalle concessioni pubbliche incassa 103 milioni di euro. Un settore economico in cui vige inoltre una frammentazione amministrativa regionale e comunale. Per esempio ci sono grandi alberghi e stabilimenti che pagano cifre irrisorie per spiagge molto conosciute, ma anche piccole imprese che lavorano poche settimane durante l'anno. Poi c'è l'illegalità diffusa in tutta Italia, con spiagge sbarrate quando l'accesso dovrebbe essere libero per legge. L'Europa chiede concorrenza nel settore per mettere le concessioni demaniali a gara pubblica. È la direttiva Bolkestein del 2006, ma dopo 14 anni non è ancora applicata e questo espone l'Italia a una procedura di infrazione. D'altro canto i balneari chiedono la proroga fino al 2033 delle concessioni, vista l'emergenza del coronavirus. Ho chiamato questa puntata Una spiaggia per sempre perché in Italia il settore delle concessioni balneari marittime si rinnova senza gare aperte ad altri operatori economici, come invece prevede la direttiva Bolkestein europea. In pratica cosa succede ad oggi in Italia? Che al termine di un periodo di concessione il gestore rinnova direttamente il periodo di concessione con l'amministrazione a trattativa diretta, quindi non aperta a tutti. Invece la direttiva Bolkestein europea prevede di procedere in altro modo, cioè di mettere sul mercato tutto il settore delle concessioni demaniali marittime e di darle al miglior offerente. Questo in pratica cosa comporta? Che ad oggi lo Stato, con il sistema attuale, incassa poche centinaia di milioni di euro l'anno a fronte di incassi comunque miliardari generati dal settore turistico in questo ambito. Applicando la direttiva Bolkestein, lo Stato potrebbe comunque aumentare gli incassi derivanti dalle concessioni demaniali marittime e quindi sarebbe una cosa positiva per le casse pubbliche. Poi c'è un rapporto di Legambiente sull'argomento che si chiama Le spiagge sono di tutti, è stato scritto nel 2018 e in questo rapporto Legambiente spiega diversi dati sul settore a livello nazionale. Consiglio di leggerlo. Il punto più interessante è quello che riguarda la differenza territoriale che anche qua che vige nel settore. Ci sono per esempio in Liguria stabilimenti che pagano 7.500 euro l'anno per le concessioni demaniali marittime, oppure in Toscana ci sono altri stabilimenti che comunque pagano 6.500 euro l'anno per la concessione. Passando in Sardegna, nella zona rinomata di Porto Cervo, dove degli hotel di lusso pagano 520 euro l'anno per spiagge in concessione. Questi sono dati di Legambiente che si riferiscono a stabilimenti che comunque sono definiti, vengono definiti molto frequentati, molto attrattivi anche dal turismo, che comunque però versano poche migliaia di euro l'anno per le concessioni, quando poi magari questi stabilimenti incassano in una stagione turistica molti più, incassano molto, molto molto di più di quello che versano come concessione. Quindi questo è un settore molto variegato, come si può capire, dove lo Stato potrebbe incassare molto di più dalle concessioni balneari marittime, ma ad oggi non riesce, appunto perché ci sono gli operatori del settore che chiedono di rimandare la direttiva Bolkestein, di rimandare l'entrata in funzione di questa direttiva, di rimandarla sempre più in là negli anni. A tutto questo si aggiunge anche la crisi che ha comportato il coronavirus sulla stagione turistica del 2020 e quindi è un settore che chiede di rimandare l'entrata in funzione della direttiva Bolkestein, di rimandare l'apertura al mercato delle concessioni per una serie di motivi. Ci sono tanti, tanti spunti di riflessione, grazie per aver visto questo video e a presto.